BTP sotto pressione, l'obbligazionario perde terreno. In realtà, vediamo se lo dobbiamo prendere come un dato di fatto o come domanda. Titolo regia, grazie per il focus con Andrea De Gaetano. Lo spread ieri è risultato in crescita. Abbiamo visto l'obbligazionario terreno che, italiano che ha perso terreno e ha fatto peggio delle controparti. Ovviamente, diciamo, gli investitori stanno osservando le mosse della Banca Centrale Europea, questo lo diciamo sempre, e ci sono un po' di indiscrezioni che portano anche a considerare come non ci sia effettivamente unanimità, no, da parte dei vari membri delle banche centrali nella direzione da prendere. Insomma, la mia domanda, e poi ti leggo anche quella del nostro amico che ci aiuta proprio a completare questo ragionamento e questo focus: come sta l'obbligazionario? Parliamo di BTP, si erano forse un po' ripresi, adesso cosa succederà? Insomma, cerchiamo di dare qualche indicazione agli investitori. Sì, beh, allora abbiamo visto il massimo della negatività a metà giugno, un po' su tutti i titoli di Stato mondiali, quindi il picco di rendimento è stato toccato dal decennale italiano intorno a metà giugno, sfiorando il 4,30%, e in questo momento il decennale quota il 3,30%, quindi vuol dire che il prezzo dei governativi, e quindi sì anche del Bund, il Bund tedesco ha fatto qualcosa di simile, anche questo intorno alla metà di giugno aveva sfiorato l'1,90%, in questo momento siamo all'1,27% e anche il decennale americano, che è un po' il punto di riferimento mondiale del reddito fisso, aveva sfiorato il 3,5% di rendimento e siamo di nuovo in questo momento al 2,90%, quindi sotto il 3%. Quindi dopo questo panico che si era creato da inflazione, e quindi di banche pronte ad alzare i tassi, questo è stato scontato in anticipo dal reddito fisso, e viceversa, ecco, un aumento di timori di recessione, quindi questi dati in calo, questa debolezza dei dati che si è vista nelle ultime settimane, a mio avviso, ha fatto ripensare un po' gli investitori, e questo ha creato delle opportunità di fatto di acquisto sui titoli di Stato, quindi proprio sulla scorta del ragionamento che se dovesse esserci una recessione, probabilmente le banche centrali alzeranno i tassi adesso nel breve per placare l'inflazione, però potrebbero poi in futuro riabbassarli o comunque non alzarli più che tanto. E questo ha creato, comunque si sta creando un momento di pausa nel movimento di ribasso dei prezzi dell'obbligazionario, che appunto da metà giugno a oggi hanno rimbalzato, e anche qui, ecco, direi che farei una fotografia suddivisa Sì. in due parti, cioè c'è il reddito fisso, quindi i titoli di Stato principali, soprattutto quelli di alta qualità come i Bund tedeschi o i Treasury americani, che effettivamente hanno provato a rimbalzare, stanno provando a rimbalzare. Viceversa, se andiamo a vedere quelli che sono i corporate bond, in particolare i cosiddetti high yield, quindi i titoli non investment grade, quindi sotto la tripla B, vediamo invece che la situazione è diversa, ovvero permane debolezza. E questo perché? Perché quando c'è una recessione, le società particolarmente indebitate, anche ovviamente le società, e quindi tutto il tessuto societario, quindi che ha a che fare con l'economia reale, Sì. rimane più vulnerabile, e quindi i bond di quel settore non si sono ancora ripresi. E quindi quello che abbiamo visto anche in molte altre occasioni, appunto, sia, appunto, dicevo nel 2008, ma anche nei primi anni 2000, quando poi c'è una fase di discesa dei mercati o comunque di attese di una recessione, di un periodo di rallentamento, di solito i bond governativi sono un buon rifugio dove andarsi a posizionare, e tanto più adesso che i rendimenti sono saliti, quindi fino all'anno scorso eravamo in territorio negativo o comunque con rendimenti vicino alla zero, quindi andare a prestare soldi allo zero chiaramente non è mai un buon affare. L'abbiamo visto, questa dimostrazione l'abbiamo vista un po' quest'anno, in cui c'è stato questo fortissimo sell-off molto veloce. Però a questo punto, se andiamo a vedere appunto un Treasury che è intorno al 3%, un BTP siamo al 3,30%, ecco, magari, ecco, più aspettare magari più un ritorno verso l'area 4%, iniziano a essere secondo me dei rendimenti molto, molto interessanti. Poi c'è tutta la parte anche di cosiddetti inflation linked, quindi bond legati all'inflazione, che a mio avviso in questa fase sono molto interessanti,
proprio perché sono ancorati al livello di inflazione sia per quanto riguarda la cedola sia per quanto riguarda il capitale, e quindi se effettivamente i prezzi dovessero rimanere elevati per molto tempo, quindi il costo della vita rimanere elevato, ecco, questi forniscono in questo momento dei rendimenti. Potrebbero essere interessanti, esatto. Senti, esatto. Andrea, ti leggo anche questa domanda del nostro amico. Vorrei chiedere a Andrea, il meccanismo anti-spread potrebbe essere il trigger che porterà da una parte al rialzo dei mercati azionari, dall'altra parte a una diminuzione dei rendimenti. Cosa ne pensi? Sì, secondo me infatti è un po' questa la possibilità, dove dopo questo sell-off che c'è stato straordinario, il tema di una banca centrale che va a sostenere i titoli che tradizionalmente vengono presi più di mira, quindi io parlo di Italia perché chiaramente è uno dei debiti maggiori e anche uno dei settori più liquidi, quindi sono quelli che più si prestano anche a attacchi speculativi. Ecco, in questo senso l'idea di una banca centrale, e l'abbiamo già visto perché appena di fatto la banca centrale, la BCE, ha parlato, abbiamo visto comunque un restringersi immediato dello spread, abbiamo visto uno spread BTP Bund che da area 250 punti base è tornato in area 200 punti base, quindi questo è già un termometro del mercato. E dall'altra parte appunto l'idea di una banca centrale che andrebbe a sostenere appunto titoli per contenere la cosiddetta frammentazione, quindi creare delle condizioni omogenee nell'eurozona, ecco, questo secondo me è un qualcosa di molto positivo e ecco, per fortuna appunto la BCE sta continuando a portare avanti questo tema, e poi vedremo appunto quale sarà l'effetto sul mercato. Però ecco, dopo questo sell-off generalizzato di bond e anche di azionario, sono abbastanza positivo sulla possibilità almeno di un rimbalzo più sostenuto.